Mi è stato dato l'idea di parlare del chroma key o anche green screen, in passato veniva chiamato anche blue screen, che è quella tecnica per modificare lo sfondo delle immagini, ma soprattutto dei video. In televisione la si può vedere, per esempio, quando vengono mostrate le previsioni del tempo con il meteorologo in primo piano, ma sullo sfondo si vede probabilmente quello che è lo schermo di un computer con le previsioni del tempo. Dunque, per realizzare questa tecnica occorre avere uno schermo, uno sfondo omogeneo. Uno, per esempio, registra un video con dietro un pezzo di cartone colorato di verde, perché in genere il verde è il colore che si preferisce in questo caso, da cui anche l'espressione green screen. E successivamente, a livello di post-produzione, può sostituire questo sfondo omogeneo di colore verde con uno sfondo qualsiasi di un altro colore, ma anche con uno sfondo di un video, di un'immagine fissa, di quello che vuole. Un altro esempio che mi viene in mente è quello, forse vi ricordate, di un personaggio di Teo Teocoli che chiamava Felice Caccamo, che faceva finta di trasmettere da Napoli. Aveva lo sfondo nel Golfo di Napoli, però aveva la cravatta di colore dello sfondo e quindi lo sfondo si rifletteva anche nella cravatta. Quello è un caso tipico di come viene utilizzato il chroma key. Il chroma key può essere utilizzato, per esempio, anche con il programma gratuito e multipiattaforma Shotcut, che è questo che può essere scaricato dal link che vedrete sotto il player del video. Questa versione aggiornata, per vederlo si va su qui, su aiuto, informazioni su Shotcut, questa è la 190430, ok, aiuto, aggiorna e la versione di Shotcut è aggiornata. Dunque, ovviamente bisogna avere un video con lo sfondo verde o comunque uno sfondo omogeneo. Prima cosa da fare è dare il nome al progetto, chiamiamolo Chroma Key. Si sceglie la cartella di destinazione del progetto, si va su Avvia, verrà creata una cartella nel percorso che ho scelto, si va poi su Elenco di riproduzione e si trascina il progetto su cui operare. Trasciniamo due video che sono simili con uno sfondo omogeneo, video senza copyright, vedete, questo è il primo sfondo di colore verde, che è preferibile per ragioni proprio cromatiche, e questo invece è un altro sfondo. Praticamente la stessa cosa. Dunque, come si fa? In questo caso bisogna importare quello che si vuole, diciamo così, nella timeline il video a cui cambiare lo sfondo. Si sposta quindi, questo è nella timeline, a questo punto bisogna aggiungere un'altra traccia video, si va qui su visualizza un menu e si aggiunge un'altra traccia video. Si sposta il video nella prima traccia, che è meglio, e si importa lo sfondo, ma lo sfondo si può anche generare da soli. Per prima cosa generiamoci lo sfondo da soli. Andiamo su File, apri altro, generatore, colore, scegliamoci uno sfondo diverso, scegliamoci uno sfondo rosso per esempio, chiaramente non deve essere verde. Andiamo su OK, quindi su OK. Adesso qui dobbiamo impostare la durata dello sfondo, qui sono 7 secondi, va bene. Andiamo qui sul più e lo sfondo lo spostiamo nella seconda traccia video.
magari lo possiamo anche ridimensionare come lunghezza. Facciamo andare. Per applicare il chroma key si va su filtri, si seleziona naturalmente il video a cui applicare il chroma key. Si va su filtri, icona del più, filtri video, e ci sono due effetti chroma key, quello semplice e quello avanzato. Non ci sono molte differenze, poi vedremo anche quello avanzato. Andiamo su quello semplice, si va su quello semplice. Qui si sceglie il colore da sostituire, quindi si clicca sul pulsante del... Questo è tipo contagocce, si chiama su Photoshop. Ci si clicca sopra, il mouse diventerà una forma diversa, si clicca sullo sfondo prendendoci il colore giusto e ecco che adesso, vedete, ha il colore verde, è stato sostituito dal colore rosso. Però, come vedete, il rosso non è tanto adeguato perché macchia anche un po' di colori della ragazza, specialmente sui capelli. Però c'è questo cursore che permette di impostare, vedete, qui andando avanti qui si sparisce quasi tutto, la tolleranza dei colori e quindi si trova quella che è l'impostazione giusta per sostituire completamente il colore. Vedete, se io vado troppo in là, ecco che non si sostituisce una parte di colore. Quindi devo cercare la situazione migliore. Ecco fatto. E adesso vedete che il colore è cambiato. Posso aggiungere un altro colore volendo. Vado ancora su File, vado sull'elenco di riproduzione, poi su File, apri altro, generatore colore, stavolta scegliamoci un giallo, per esempio. Andiamo su OK, ancora su OK, 5 secondi di colore, quindi andiamo sul più, questo è il giallo, spostiamo di sotto, qui mettiamo il segno, blocchiamo la prima traccia, andiamo sul destro del mouse, su qui e andiamo su rimuovi per metterlo adiacente. Ecco fatto. E adesso vediamo che in questo caso lo sfondo è diventato giallo. Si può aggiungere anche uno sfondo animato. Per esempio, questo è uno sfondo animato. Lo portiamo su elenco di riproduzione. Lo spostiamo nella seconda traccia. Vai, diminuiamo. Vedete che si può aggiungere anche uno sfondo animato. E il settaggio del filtro, in questo caso praticamente funziona alla stessa maniera. Se facciamo un altro esempio, aggiungiamo un altro sfondo, sempre nella prima traccia. E stavolta aggiungiamo come sfondo uno sfondo di un ambiente, magari per mostrare che la ragazza non ha uno sfondo verde alle spalle, ma si trova in un'altra situazione. Quindi andiamo su elenco di riproduzione e trasciniamo
un ambiente, come potrebbe essere un ufficio, oppure un ambiente più naturale. Adesso trasciniamo l'ufficio qua nella seconda traccia. Ecco, quindi noi selezioniamo il video della prima traccia, applichiamo il chroma key. Dobbiamo selezionare sempre il primo. Si seleziona il video in oggetto, quello più importante. Andiamo stavolta su Chroma Key avanzate, sempre sull'icona, sul pulsante del contagocce, si clicca. Ecco che si vede come sfondo al posto del verde questa area di lavoro. Qui si può impostare, qui è impostato al 20%, ma come vedete si può, per ciascun colore si può modificare l'impostazione per trovare il giusto livello. Qui è il verde che dà un po' di fastidio. Si può aggiungere un altro sfondo. Andiamo ancora sull'elenco di riproduzione. Scegliamo magari stavolta uno sfondo di natura. Lo portiamo di sotto, qua. In questo caso, come vedete, si passa da uno sfondo di un posto di lavoro, di un ufficio, a uno sfondo invece di natura, in maniera molto semplice. Quindi l'importante è avere, come vedete, però magari c'è un po' di verde sui capelli, quindi si va su filtri e si imposta magari il colore del verde. Forse però io credo che il chroma key semplice funzioni meglio, vedete, del chroma key avanzato. Chiaramente l'importante è che, come caccamo, la persona in oggetto non abbia dei colori che siano simili al colore dello sfondo. E questo è tutto, alla prossima volta.